Nicoletta Caterina Maria Cattaneo, vuoi tu accogliere il qui presente? No! Non voglio. Nicoletta! Nicoletta, toglietevi! Permesso! Sali, sali, ma... Andiamo via! Vada! Vada! Riccardo, andiamo, bene. Basta. Basta, per favore. Non ti pare di aver fatto abbastanza? Lasciami, devo andare. Lasciami. Cosa succede? Niente. A parte il fatto che tuo fratello è stato abbandonato all'altare. Puoi spiegarmi almeno tu? Riccardo ha trascorso la scorsa notte in mia compagnia. Evidentemente Nicoletta si è accorto dei sentimenti che lui ha per me. Mamma! 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 Oh, mi senti? Lasciatela respirare, per favore. Come ti senti? Ho portato acqua e zucchero. Con questo andrà subito meglio. Tieni. Bevine un po'. Brava. Ha già ripreso colore, signora. Era così felice stamattina. Non ci pensare adesso. Quando è entrato in chiesa ho visto subito che qualcosa non andava. Non era più lei. Mamma, ti prego. Era stravolta, rigida. Adesso capisco perché. Povera figlia mia. Mamma, è inutile che ti arrovelli. Ci serve che tu sia in forza. Per Nicoletta. Dobbiamo pensare a lei adesso. Suo figlio ha ragione, signora. Perché non beve un altro sorso? Signora Cattaneo. Come sta? Io vado fuori. Chiamami in qualsiasi momento se hai bisogno. Va bene. Sì. Io sono sconvolta quanto voi, credetemi. Quello che ha fatto mio fratello è... Sono senza parole, non mi resta che chiedervi scusa a nome di tutta la famiglia. Pensi che le scuse ci servano a qualcosa adesso? Io non so cos'altro dire. Nessuno immaginava quello che stesse succedendo. E non so se potrete mai perdonare mio fratello, ma so per certo che ama Nicoletta. Avete uno strano modo di amare voi, guarnieri. Per fare una cosa del genere non era in sé. Credetemi. Se il signorino non era in sé poco prima del matrimonio, è un aggravante. Non è di certo una giustificazione. Delle tue scuse non ce ne facciamo niente. Come va lì dentro? La signora Cattaneo si sta riprendendo. Che Dio la protegga, povera donna. Chi si poteva immaginare che sarebbe successa una cosa simile? Io non so cosa pensare. Io non mi faccio capace. Nicoletta era così contenta, non stava più nella pelle. Questo è il peggior incubo di ogni donna. No, Riccardo poteva dire no e sarebbe stato molto peggio. Sarà distrutta, poverina.
E chissà quanto le sarà costata questa decisione. A voi ha accennato qualche dubbio? Deve essere successo qualcosa. Scusate, ma qua solo una spiegazione ci può stare. Sono una ragazza brava come Nicoletta, innamorata, in dolce attesa, rifiuta lo sposo proprio qua sull'altare. Solo di una cosa si può trattare. E corna? Tina, in chiesa siamo. Che cosa state dicendo? No, non è possibile. Non c'è altra spiegazione. Ci ho buttato gli occhi su quell'abito. Le nottate ci ho passato. Ma niente, quando ci sta la mala sorte di mezzo, nulla si può fare. E meno male che siamo in chiesa. Adesso ti metti a fare la superstiziosa, ora? Ehi, non si tratta di superstizione, Tina. Bisogna cogliere i segnali. La contessa che viene a casa a sputare sull'abito, la riffa. È inutile fare illazioni. Se Nicoletta aveva anche solo un dubbio, ha fatto bene. Da un passo importante come il matrimonio non si torna indietro. E qualunque sia il motivo della sua scelta, è solo da ammirare per il coraggio. Oh, calmati, tesoro, calmati, respira. Perché, papà? Perché a me? Tesoro. Papà, mi dispiace tanto. Sono sicuro che avevi le tue buone ragioni. Papà, avrei dovuto ascoltarti. Non è colpa tua. Invece sì. È colpa mia, perché se io ti avessi detto la verità, se io ti avessi ascoltato, non saremmo arrivati a questo punto e mi sarei fermata anche prima. No? Nicoletta, no, tesoro. Di quale verità parli? Quando Riccardo è caduto da cavallo, ha iniziato a prendere delle pastiglie, non... E adesso non riesce più a farne a meno. E quando lui me l'ha detto, io volevo annullare tutto. Ma poi lui ha iniziato a dirmi... No, mi... vieni, siediti qua. E quindi è per questo che ieri mattina mi hai fatto tutte quelle domande sull'amore e su quanto sia giusto accettare. Io avrei voluto dirtelo. Ma non sapevo come avresti reagito. E non volevo che odiasse Riccardo ancora di più. Ne hai parlato almeno con tua madre? Sì. Io avrei voluto dirlo anche a te, ma... Ma poi Riccardo mi ha iniziato a dire che non sarebbe più successo, che... Mi ha fatto mille promesse. E poi hai scoperto che lui invece quelle pillole le prende ancora. Non è quello, papà. Lui mi ha tradita. La sera prima del matrimonio. Che cosa faccio adesso, papà? Chi ne sarà di me, del bambino, di tutti noi? Io non lo so. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, bambina mia. Papà. Papà. Calmati e siediti. Non ci riesco, non è possibile. Agitarti non ti aiuterà. Siediti. Non mi perdonerà un'altra volta. Non ci posso credere che sono riuscito a rovinare l'unica cosa importante della mia vita. Mi spieghi cosa è successo? È successo che sono un cretino, sono un perfetto idiota, un imbecille, un bastardo. Le ho spezzato il cuore di nuovo. Va bene. Che sei un idiota e un imbecille lo sapevamo tutti, lo sapeva anche Nicoletta. Cos'altro è capitato? No, ho mancato a tutte le promesse. Sai qual è la cosa peggiore? Quando l'ho fatta io ci credevo davvero. Succede soprattutto quando si è nelle tue condizioni. Non deve succedere. Ti ho mentito a tutti. A te, a Marta. Se stai parlando di quelle pillole, sappi che non è facile uscire da una dipendenza. Non basta un semplice gesto o la buona volontà. Forse sarebbe valsa la pena spiegarlo anche a Nicoletta. Non è solo quello. Lei sarebbe stata disposta a perdonarmi. Anzi... Mi avrebbe aiutato e sostenuto, però io... Sono andato a letto con Ludovica. Ieri notte. A poche ore dal matrimonio.
Perché? Che senso ha? Ero spaventato e sotto pressione. Ero convinto che non mi avrebbe perdonato e che il matrimonio sarebbe saltato. Ero sfinito e disperato e... E Ludovica ti ha teso una mano. Mi ha portato un flacone di pillole e io l'ho preso. Poi mi ha provocato e io ho ceduto. Sono stato debole, ma questo lo sapevi già. E adesso...